Eccoci con Dori Bove, coach di questa sera da Volley. Siamo al termine dell'annata, quindi abbiamo chiuso il 2011. Vogliamo con lui parlare giustamente della sua gestione tecnica lì alla Serra da Volley, perché la parte precedente lui era ad Anagni e anche lì ha completato un campionato di B1. Allora, come è andata quest'annata? Insomma, non sicuramente positiva, ma la squadragione fa questo, alti e bassi, quindi bisogna dargli un po' di pepe per fargli venire fuori. Esatto, hai detto giusto tu, perché la squadra è giovanissima e noi lo ribadiamo in ogni intervista, è giovanissima e niente, speriamo adesso nel prossimo anno di fare qualcosa, qualche punticino in più, sicuramente lo faremo, però ricordo a tutti quanti che il nostro obiettivo è di permanenza, manterremo questa promessa. Ti do anche una notizia in anteprima a tutti questi che verranno questo video, perché è veramente in anteprima, che col nostro gruppo si è aggregato De Luca Francesco, che è un opposto di 2,06 m proveniente dall'Isernia di Serie A. Quindi penso che ci dia un bel apporto. Lo stesso manteniamo Di Florio con noi, perché per quello che ci ha dato fino adesso. Pensiamo di recuperarlo il prima possibile perché purtroppo la partita che stavamo vincendo abbiamo perso 3-1, però il primo set con lui in campo abbiamo vinto 25-15, quindi diciamo che ci si è messa anche un po' di sfortuna nell'ultima partita. Ecco, lo ha detto, mi ripeto forse nella domanda, che Sì. cosa non riesce a dare questa squadra? È vero che è giovane, siamo Sì, d'accordo, ma beh. voglio dire, è anche vero che comunque o c'è bisogno di qualcuno che faccia la Non chioccia in riusciamo, mezzo oppure. esattamente, non riusciamo a dare continuità, siamo a dare continuità nel nostro gioco, abbiamo degli alti e dei bassi, perché possiamo stare sopra anche di 5-10 punti, però siamo sempre lì e avendo degli alti e dei bassi, purtroppo un set 16-10 per noi può essere pregiudicato, insomma, quindi dobbiamo lottare fino alla fine. E questi alti e bassi di una squadra giovane si fanno sentire, insomma, ci castigano un pochettino gli errori. In sede di presentazione è stata fatta la presentazione della squadra al tempo con il SIL, quindi le prospettive erano sicuramente di mantenere la categoria, ma adesso tra l'altro viene fuori anche un discorso legato al girone, che comunque da quando abbiamo presentato ad adesso molte squadre si sono fatte indietro e quindi questo porta a una classifica più Ma carente, no? sicuramente, porta una classifica ridotta, porta un Campionato falsare, come girone, si vuol dire. esatto, un girone a 11 squadre, falsato perché mancano 3 squadre in questo girone. Noi ci troviamo in questa situazione perché ci hanno tolto anche dei punti con la squadra che poi si è ritirata, quindi un po' falsato, però niente, andiamo avanti per la nostra strada. L'obiettivo detto all'inizio, sia societario che di squadra, è quello di una permanenza tranquilla. Il gruppo lavora, siamo tutti quanti tranquilli e andiamo avanti con calma. Parliamo un attimo del girone a livello tecnico. Girone a livello tecnico, per storico, il girone C è sempre il girone più forte di tutta l'Italia. Ma infatti in questo girone sono rimaste le squadre forti e mancano purtroppo le squadre, diciamo, di bassa classifica, perché proprio non si sono proprio iscritte in questo campionato. Quindi stiamo patendo un pochettino questa cosa qui, insomma. Quindi mi ha parlato di questo rinforzo, adesso state pensando ad altre situazioni in ingresso oppure va bene così? No, va bene così, perché siamo arrivati, insomma, in questo momento e con la partita decisiva adesso subito a gennaio, il 7 gennaio, che è uno scontro decisivo con Reggio Calabria, che è la diretta concorrente nostra. Quindi molto importante, abbiamo tutto il tempo di integrare De Luca e niente, rimarremo sicuramente così con tutto l'organico al completo. La domanda è diritto, le prospettive per l'anno prossimo, giustamente. Prospettive dell'anno prossimo, io sono sempre fiducioso e ottimista, però staremo lì a vedere, insomma, per tutti quanti, insomma. L'importante è far bene in questo territorio e far bene in un campionato difficile in questo territorio, insomma. Quello che dicevo, ma gli ingressi in squadra potrebbero essere arrivare qualcosa di esperto che possa schiaffeggiare questi ragazzi in campo che dormono a volte?
Questa è una domanda un po' De Luca, sì, un po' dell'esperienza ce la porta, però lui anche nel suo ruolo è un opposto abbastanza giovane, perché lui ha 25 anni, quindi qualche cosa in più ci darà qualche cosa in più. Io faccio le domande anche perché comunque la squadra giovane, alti e bassi, ma prima o dopo dovrà comunque avere una continuità per fare risultati. Beh, sicuramente sì, speriamo di arrivare a un punto di dover dare continuità in tutti quanti i sette. Non è semplice, non è semplice in un campionato difficile come questo qui, dove ci sono squadre avversarie che non ti danno spazio di recupero e di errore, nel senso non vanno avanti, non ci lasciano due o tre punticini loro, non ce li concedono, insomma. D'accordo, allora io le faccio gli auguri di buon anno, sperando che il 2012 sia altamente positivo. Buon anno a tutti quanti voi e speriamo di vederci al palazzetto qui di Palamarina. Grazie. Grazie, grazie, alla prossima.